Ciao amici, bentornati sempre qui nel mio canale, il canale di Brigida Maugeri. Come si fa a rimanere giovani? Come si fa ad avere un viso turgido? Alla mia modesta età, chissà quanti anni avrò, ragazzi, secondo voi? Ve lo svelo o non ve lo svelo? Ve lo svelo con tanto orgoglio. 45 anni, ragazze, come si fa ad avere un viso turgido, sodo? Una bella guancia, un bello zigomo alto, una pelle luminosa con i pori chiusi a 45 anni senza assolutamente ricorrere alla chirurgia estetica in maniera selvaggia. Allora, vi ho già spiegato come si fa nel precedente video, vi ho già accennato a quali sono le mie metodiche preferite, partendo dal massaggio facciale, fondamentale e indispensabile per mantenere un viso turgido e tonico. Il massaggio facciale non fa altro che migliorare la compattezza e l'elasticità della pelle, si riattiva il microcircolo. Si drena anche il viso, si rassoda, si scolpisce. Queste sono tutte tecniche che io utilizzo per ottenere questi risultati, ragazze. Quindi massaggio facciale, ginnastica facciale di cui vi parlerò in un prossimo video. Ginnastica facciale è fondamentale per un atleta come me, ragazze, perché non si deve allenare solo il corpo, ma bisogna allenare anche il viso che ha altrettanti muscoli, ve lo garantisco. Ma oggi vi voglio parlare, voglio continuare a parlare di massaggio facciale e soprattutto vi voglio parlare dei tools che io adopero per aiutarmi e potenziare l'effetto del massaggio facciale. Me ne faccio vedere un paio e adesso ve li illustro uno per uno. Perché utilizzare i tools quando abbiamo le mani che sono i nostri più potenti alleati, ragazze? Un motivo c'è. I tools ci aiutano quando magari abbiamo le unghie troppo lunghe, perché alcuni movimenti con le unghie troppo lunghe non si possono fare, come il massaggio connettivale con le unghie troppo lunghe viene veramente, ragazze, viene veramente scomodo. Anche alcune manovre fatte con le unghie troppo lunghe cioè, rischiano di farci delle lesioni al viso, quindi lasciamo perdere. Se abbiamo le unghie troppo lunghe e ci piace la manicure selvaggia, ragazze, io vi consiglio di adoperare i tools. Un altro motivo per cui io consiglio di utilizzare i tools è quando si ha una pelle grassa con acne in fase infiammatoria. Non conviene a quel punto utilizzare le mani e sfregare il viso perché potremmo causare e peggiorare ancora di più l'infiammazione del nostro viso. Invece con un tools si possono fare dei movimenti più leggeri ed evitare di infettare il viso. E poi ragazze, volete mettere l'effetto booster che si riesce ad ottenere utilizzando sia i tools che il massaggio facciale? Non solo riesco a potenziare i miei massaggi facciali, ma riesco anche a fare determinate cose che con le mani, anche se sono le mie migliori amiche, le nostre migliori amiche, le mani, non riesco a fare. Vi faccio un esempio adesso, illustrandovi uno per uno quali sono i miei tools preferiti, i must have di tutte le donne. Partiamo con il gua sha, ragazze, questa bellissima pietra in quarzo rosa, ovviamente un minerale che ha tantissime proprietà che riusciamo a trasferire sulla nostra pelle. Inizio dicendo subito che per utilizzare il gua sha bisogna applicare un po' di olio in più, ma non troppo, soprattutto per chi ha la pelle grassa, come ho già detto nel video precedente. Con questa riusciamo a fare dei movimenti molto delicati ed essendo piatta, riusciamo con dei movimenti molto fluidi e delicati a massaggiare il nostro viso, tirando la nostra pelle, ovviamente sempre verso l'alto, ragazze. Vi faccio vedere quali sono i movimenti che io preferisco e le zone dove io utilizzo il gua sha. La zona che io amo trattare di più con il gua sha è questa della jawline, del contorno mandibolare, che serve ovviamente ad avere un ovale turgido senza cedimenti, perché noi non vogliamo avere il doppio mento, ragazze, quindi la pappagoggia no. Cosa faccio con il gua sha? Stendo un po' di olio e con l'incavo massaggio il mio contorno mandibolare, tirando la pelle. Prima di fare questo, prima di fare il movimento unico, divido il movimento in due parti. Arrivo qui, dreno, estendo, dopodiché, vedete, ruoto, scendo sul terminus e dreno fino alle fosse Ve lo clavicolari. faccio rivedere, ragazze. L'incavo, tiro la pelle, senza fare troppa pressione e troppa forza, tiro la pelle, arrivo circa a metà, dreno, arrivo fino al lobo delle orecchie, ruoto e scendo e dreno fino alla fossa clavicolare lungo il terminus.
Lo faccio almeno una decina di volte. Dreno, scendo. Tiro la pelle, dreno, scendo. Questo lo utilizzo spessissimo per il contorno mandibolare, ma può essere anche utilizzato per sollevare lo zigomatico. Guardate. Proprio ci permette l'incapo di raccogliere la guanciotta e di sollevarla. Raccolgo la guanciotta e la sollevo. Ora non vi faccio vedere tutti i movimenti che si possono fare con il Gua Sha, vi faccio vedere solamente i miei preferiti, perché ad ogni tools io do una funzione specifica, per ogni tools tratto una zona specifica. Adesso passiamo al prossimo tools. Chissà quale sarà. Questo, ragazze, è il mio preferito, ma chissà per quale motivo questo è il mio preferito, ve lo spiego subito. Con questo io non devo fare nessuno sforzo. Di solito io utilizzo i tools la sera davanti alla TV quando arrivo stanca e non ho la voglia neanche proprio di fare con le mani così. Io utilizzo i tools e questo davanti alla TV non mi comporta nessuno sforzo. Io posso anche essere così, così, così a testa in giù e fare questi semplici movimenti rotatori in orizzontale. In verticale inizio massaggiando la zona del terminus, anche il platisma. Con la parte più piccola posso lavorare le zone un pochettino più piccole, un pochettino più insidiose. Questo movimento sulla jawline, ragazze, serve per mantenere il nostro ovale ben definito. Vedete? Ok. E di solito lo ripeto 10 volte in orizzontale, continuo a salire non trascurando nessuna parte del viso, lavoro anche sui solchi di nasogenia, lavoro su questa parte per modellare il mio zigomo, per scolpire il mio zigomo. Comunque è fantastico perché è sempre un po' fredda questa pietra, quindi potrete anche usufruire del fatto che il freddo, delle proprietà ovviamente del freddo come crioterapia, e inoltre trasferire, come ho già detto prima, le proprietà della pietra sulla nostra pelle, proprietà positive, perché il quarzo rosa serve anche ad eliminare la negatività, a trasferire le proprietà positive di questa pietra sulla nostra pelle. Io credo molto, ragazze, nelle proprietà delle pietre, spero ci crediate anche voi. E continuo massaggiando il contorno degli occhi e mi fermo qui. Questi sono i movimenti che io preferisco fare con il jade roller, soprattutto la sera quando sono stanca davanti alla TV. Il primo video che ho fatto su TikTok dove ho iniziato a utilizzare i tools è stato proprio con questo facial roller. Io amo tantissimo questo tools, però, ahimè, non è capito, ragazze. Un video fantastico dove faccio vedere il movimento che io amo fare di più con questo tools è stato frainteso. Un video che aveva fatto più di 100.000 visualizzazioni è stato bloccato per nudità e attività sessuale. Secondo voi? Boh. Comunque, vi faccio vedere il movimento che adoro con questo tools. Queste due rotelline riescono ad aderire benissimo alla pelle, aiutandomi nel movimento di trazione, ragazze. Riesco proprio a, come si può dire, ad attaccare, proprio a tirare bene lo zigomatico, vedete? Riesco a tirare bene lo zigomatico fino a su, fino a quassù in alto, dove continuano i fasci muscolari, ragazze, perché i nostri muscoli non si fermano qui allo zigomatico, ma continuano anche qui dove ci sono i capelli. Quindi il movimento che io adoro fare con questo è proprio quello di sollevamento e di scolpire lo zigomatico. Ve lo faccio vedere, ragazze. Aderisco, tiro e allungo. Ovviamente si può fare anche in maniera più veloce. Io questo lo faccio anche per 50 volte, vi faccio vedere anche il movimento veloce che serve. Questo serve proprio per tirare la guancia e evitare che si formino i solchi di nasogenia e migliorare appunto questo aspetto antipatico di pieghe di nasogenia. Quindi tiro, tiro e stendo fino in alto.
Ve la faccio vedere veloce. 1, 2, 3. Dopodiché mi concentro proprio sullo zigomatico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuate e contate fino a 50. Vi faccio vedere adesso come questo zigomo risulterà più scolpito e definito rispetto all'altro. Allora, effetto cheekbone lift, ragazze, ve lo faccio vedere subito. Non so se con la luce si vede bene, ma lo zigomo è più scolpito e modellato. Quindi io adoro questo tools, ragazze, perché questo tools mi permetterà di non fare mai il filler agli zigomi. Vi sembra poco? Ops, scusate, mi era caduto il facial spatola. Allora, ragazze, questi due tools molto carini, perché diciamocela tutta, spesso questi tools vengono anche acquistati. Oh, no, no, ok, no. Pensavo che cadendo mi si era rotto, io ci tengo tantissimo, ragazze. Questi tools vengono anche acquistati proprio per il loro aspetto, perché sono così carini e noi donne amiamo tutte queste cose carine, luccicose. Vengono acquistati e spesso messi da parte. Invece no, ragazzi. Ragazze, quando li acquistate, utilizzateli. Questi tools di Eterea, che sono tanto carini e sbrilluccicosi, sono anche molto funzionali. Vi spiego subito come li utilizzo. Eterea è un brand che nasce per la cosmesi naturale, ma hanno ben pensato pure di studiare questi due tools che io amo tantissimo. Vedete, questi tools hanno due facce. Dall'altra parte ci sono proprio le spatole per prelevare il prodotto senza pucciare dentro le dita e infettare la crema di batteri, ragazze. Quindi sono due spatole molto utili. Vi faccio vedere come le utilizzo. A parte prendere il prodotto, prendo il prodotto, lo stendo, prendo il prodotto, lo stendo sul viso e con questa spatola amo fare questo movimento. Riesco a raccogliere benissimo la guancia, proprio sembra proprio fatta apposta per entrare nel solco, raccolgo la guancia e sollevo tutto, anche qui fino a sopra la coda del sopracciglio. È veramente molto comodo, molto delicato, scorre come il gua sha. Però essendo così più piccolo riesco a fare determinati movimenti più precisi. Si può anche utilizzare sotto il contorno occhi. E questo è il movimento che preferisco con questo tools. Questo movimento sullo zigomatico può anche essere utilizzato sulla jawline, sulla fronte, per le rughe orizzontali della fronte. Molto carino, ragazze. E poi c'è lui, il piccolino, il più piccolo di tutti, il cucciolino. Questo serve, ragazze, per il contorno occhi. Ruota, non so se riuscite a vedere che ruota. Anche questo ha la sua spatolina per prelevare il contorno occhi. E con questi movimenti rotatori riesco a stendere la crema, poi è bello fresco, bello ghiacciato. Dopodiché io lo passo sotto l'arcata sopraccigliare per sollevare ancora di più la coda delle sopracciglia, ragazze, per avere un effetto foxy eye. Non ho finito, manca l'ultimo, non meno importante, non perché ultimo, è meno importante, ragazze. Questa è una coppetta per il viso. C'è di due dimensioni, più grande e più piccola per il contorno occhi e più grande per il viso. Con questa coppetta riesco a fare delle suzioni, riesco a suzionare la pelle e a fare un piccolo vacuum, ragazzi. Il vacuum che è una metodica che si utilizza sul corpo, la pressoterapia, e si utilizza in tantissimi macchinari nei centri estetici. Con il vacuum riusciamo a suzionare parti di pelle, a drenare il tessuto, a rassodare per poi appunto drenare i liquidi. La stessa cosa si può fare con questa coppetta. Per utilizzare questa coppetta che si chiama
Viso Cup, io utilizzo un olio e nello specifico il suo olio. Ve lo faccio vedere. Physiosal, ragazze, quindi questa coppetta la vendono insieme a quest'olio Physiosal, che è un olio che contiene 9 oli ed estratti botanici ed ha un'azione rigenerante, rimpolpante e rimodellante. Lo posso utilizzare anche io che ho la pelle mista e grassa, ve lo assicuro, lo utilizzo da tempo e non mi dà nessun effetto collaterale, nessun unto e nessun ingrassamento della pelle. Quindi non risciacquo la pelle dopo aver utilizzato quest'olio. Ne metto assolutamente qualche goccina, poche gocce. Scaldo sulle mani insieme ad un siero, di solito utilizzo un siero di acido ialuronico con 3 pesi molecolari, qualche goccia di olio e inizio ad utilizzare la mia coppetta per fare il vacuum. Ragazzi, è una cosa molto importante quando fate il vacuum, non mettete troppa pressione per evitare lividi, per evitare lividi. Vi faccio vedere come. Si poggia. Si fa la suzione e si tira la coppetta che tira il tessuto. Ve lo faccio rivedere. Poggio la coppetta, faccio una pressione, il tessuto aderisce e tiro la coppetta drenando, stimolando il microcircolo e drenando ovviamente i liquidi. La stessa cosa si può fare con la coppettina più piccola per il contorno occhi. Non ve lo faccio vedere perché non è facile da capire. Dopo avervi svelato tutti i miei segreti, ragazzi, vi voglio dire anche che i tools non fanno i miracoli, ci vuole la costanza. Quindi, se li utilizzate una volta e non vedete il risultato il giorno dopo o subito dopo, non vuol dire che il tools non funziona, vuol dire che ci vuole il giusto tempo, vuol dire che lo dovete fare giorni o al giorni alterni, o 5 minuti la mattina o 5 minuti la sera, ragazze. Non vi arrendete subito. Ci vuole tanta costanza, tanta determinazione per raggiungere il nostro obiettivo, il nostro risultato. E ricordate, ricordate la cosa più importante. Non è mai troppo tardi per iniziare. Siamo sempre in tempo per volerci bene e per prenderci cura di noi stesse. E se proprio siete pigre, se non avete voglia, dopo che vi ho spiegato tutto, dopo che vi ho spiegato che non ci vogliono neanche tanti soldi, ma solamente un po' di pazienza e un po' di costanza, venite da me da Bodyface Studio e sarò io a prendermi cura di voi. Ah, ragazze, se vi è piaciuto questo video, vi raccomando, attivate la campanella, attivate le notifiche. Mettete un like e seguitemi anche sulla mia pagina Instagram. A presto!